In soli 30 giorni ha acquisito più di 72.000 iscritti e ha generato ben 11 milioni di visualizzazioni. Ciao a tutti da Marco. Oggi voglio condividere con voi il caso studio di un creator da cui, secondo me, possiamo tutti quanti trarre degli spunti utili. Sto parlando del canale YouTube Edoardo Fa Cose. Ma prima di cominciare vi chiedo di lasciarmi tanti bei like, iscrivervi al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perdervi i miei prossimi consigli ed iscrivervi anche al mio nuovo videocorso gratuito YouTube Marketing Roadmap. Link qui sotto in descrizione. Nato nel 2018, come tipo di contenuti porta storie di vita vissuta sotto forma di vignette animate che hanno come protagonista un automa senza faccia. Fino ad aprile 2022 la crescita di questo canale è stata lenta ma costante, però in soli 30 giorni ha acquisito più di 72.000 iscritti e ha generato ben 11 milioni di visualizzazioni. A questo punto forse alcuni di voi potrebbero pensare che le cause potrebbero essere fortuna, la spinta di qualche big youtuber o qualcos'altro che toglie del tutto quasi i meriti al vero artefice di questa impresa, Edoardo. Io invece ho voluto andare in fondo a questa faccenda, per questo l'ho contattato per chiedergli di fare un'intervista. Tra le varie cose che mi ha spiegato, c'è che come probabile causa di questa repentina crescita ci siano dietro i tanto amati e odiati shorts. Trattandosi di animazioni, i tempi di produzione e pubblicazione erano e sono tuttora abbastanza lunghi. Il mio problema, principalmente come canale, era che facendo animazione i miei video uscivano davvero con una cadenza molto bassa, perché appunto per fare un singolo video ci vuole tanto, tanto lavoro e non posso essere come tutti gli altri youtuber che fanno un video al giorno o addirittura due. Quindi io pur con magari l'idea o... passami il termine, la consapevolezza di star facendo un buon contenuto, mi chiedevo cosa stava andando male. In realtà a volte è semplicemente YouTube che è incapace di leggere il tuo contenuto perché appunto ne fai troppo poco. Quindi per evitare di far passare troppo tempo senza pubblicare nulla tra un video e l'altro, ha deciso di caricare quasi tutti i giorni uno short. Ho cominciato a fare gli shorts dopo 3 anni di video. Quindi che è successo? La gente ha visto gli shorts, ok, ha visto gli shorts, si è interessata al personaggio e quando ha visualizzato il canale ha trovato dei video che ha potuto visualizzare e YouTube si è accorta di questa cosa e ha spinto quei video, non ha spinto gli shorts, ha spinto quei video che erano lì da anni. E qua si arriva poi ad un altro punto, contenuti evergreen, ovvero dei contenuti che siano... guardabili sempre, che non siano legati ad un singolo giorno, ad un singolo periodo storico, sono sempre visualizzabili e questo facilita l'algoritmo. È per questo che sono stati spinti video che sono vecchi di 1 anno e mezzo o di 2 anni, perché appunto erano fatti apposta per essere visualizzati sempre. E si è creato questo effetto palla di neve, questo effetto valanga di uno shot che è andato bene, la gente è andata sul canale, molta gente è andata su un singolo video, perché magari quel titolo e quella copertina erano belli. E quindi sì, YouTube ha spinto quel video, poi quel video è andato bene, quindi ha spinto altri video e si è creato questo effetto valanga. Ma è stato studiata come cosa, ovvero io non consiglierei mai semplicemente a un creator, guarda, inizia a fare gli shorts costantemente e vedrai che andrà bene. No, non è stato quello il punto. Ho sentito molte persone, insomma, che mi hanno scritto e hanno detto, vabbè, è perché hai iniziato a fare gli shorts? No, perché non è solo shorts. Sono anni che lavoro su questa cosa e ora che sta accadendo, io non mi nasconderò dietro la modestia. C'è stato un grande, tanto lavoro e io sono contento di poter dire che è stato frutto di analisi, non è stato frutto di fortuna. Quindi... E anche per dire che tutti possono farlo con lavoro attento e analisi, assolutamente. Non minimizziamo tutto agli shorts. Ci vuole un lungo studio del proprio progetto, di vedere dove sta funzionando, dove non sta funzionando, ma anche uno studio della piattaforma, come comunica l'algoritmo e come tu comunichi con lui. Quindi capire, farsi comprendere dalla piattaforma, farsi comprendere dal pubblico, è un lungo lavoro di progettazione e di analisi. E per me è stato quello. Per concludere, alcune lezioni che possiamo trarre da questo caso studio sono: 1. A volte per crescere bisogna essere disposti ad analizzare la propria situazione e fare un cambio di rotta, cambiando qualcosa nel proprio modo di lavorare e identificare e implementare nuove strategie. 2. Per crescere su YouTube ci vuole pazienza. Questo non significa che, come è successo a Edoardo,
lavorando per alcuni anni anche voi farete il boom all'improvviso. O magari sì. Però nella maggioranza dei casi la crescita è molto più graduale, ma comunque costante. Bene, qui termina questo video. Grazie di cuore dell'attenzione. Mi raccomando, se avete dubbi o domande, scrivetemele pure qui sotto. Inoltre, non dimenticatevi di lasciare un bel like, iscrivervi al canale attivando la campanellina su tutte le notifiche per non perdere i miei prossimi video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco!